La proposta di legge Lavoro Abruzzo del Movimento 5 Stelle ha come obiettivo la salvaguardia e la creazione dei posti di lavoro all'interno della nostra regione. Lo fa come? Favorendo la permanenza delle imprese all'interno del nostro territorio attraverso dei meccanismi che prevedono delle specifiche premialità verso quelle aziende, attraverso agevolazioni fiscali, contributi e altre forme di incentivazioni. Ovviamente le imprese che aderiranno sottoscriveranno dei veri e propri contratti di insediamento, per cui si impegneranno con la regione al mantenimento della forza lavorativa e degli impianti produttivi all'interno del nostro territorio per un determinato arco temporale. Il fenomeno della delocalizzazione purtroppo va sempre più avanti, le aziende vanno all'estero perché il costo del lavoro è sempre più basso, la burocrazia più snella e lo fanno per massimizzare i profitti, creando tra l'altro un nocumento per quelle aziende che restano nel nostro territorio. Questo ancora avviene perché c'è un vuoto normativo regionale, quindi la nostra proposta va a colmare questo vuoto e auspichiamo che la maggioranza approvi presto il testo per rilanciare finalmente con una soluzione reale e concreta l'attività lavorativa e economica della nostra regione. Tra l'altro, il fenomeno della delocalizzazione è sempre più in crescendo. I dati Istat ci danno nel solo primo trimestre del 2016 circa 12.500 disoccupati, non tutti ovviamente per il fenomeno della delocalizzazione. In Regione Abruzzo ne abbiamo 70.000 complessivi e circa 300.000 inoccupati. Quindi occorre intervenire presto per invertire questo trend.